Ciao bambini, siete già tornati da scuola? Sì, E adesso ci torniamo in compagnia di Peppa Pig. Guardate, Peppa Pig Classroom, quindi proprio l'aula di Peppa con la maestra, Madame Gazelle, e poi tutti, oppure buona parte dei compagni di classe di Peppa. Guardate che bella che è questa confezione. Allora, per giocare bisogna avere più di 3 anni, perché qui abbiamo un pochino di pezzi piccolini, effettivamente. Che ora io non so se tutte queste cose, le penne, no, penso che siano proprio attaccate, però comunque bisogna avere più di 3 anni. E qui abbiamo veramente tantissimi personaggi, perché c'è la maestra, c'è la nostra Peppa, ovviamente, abbiamo 5 compagni di scuola, la lavagna, i banchi, le sedie, tutto quello che serve per una lezione, anche se, diciamo la verità, la nostra Peppa ha solo 5 anni, quindi va ancora alla scuola materna, però evidentemente, siccome è un cartone animato inglese, lì iniziano subito a insegnare a leggere e a scrivere, e non è mai troppo presto, effettivamente. Guardiamo la scatola anche dietro. Oh, ma che bello, questo qui che cos'è? La città di Peppa Pig, c'è il parco giochi, ci sono le case, le macchinine, guardate qua lo scivolo, il camper, tantissime cose. Questo qua che cos'è? Non riesco a capire bene, sembra la cameretta di Peppa, poi c'è la farmacia, la casa, insomma tantissime cose per completare e ricreare il nostro mondo di Peppa Pig direttamente a casa. Allora, adesso apro la scatola perché sono proprio curiosa di vederli tutti questi personaggi. Sono tantissimi, poi troppi altri ce ne sono. Qui ci hanno messo solo per modo di dire questi. Allora, qua c'è sempre qualcosa che si incastra. Ecco qua. E adesso dobbiamo togliere tutto dall'imballaggio. Quindi taglierino. Allora, qui liberiamo i banchi e la maestra, poverina. Eccola, Madame Gazelle. Quindi sei una gazzella, si chiami Madame Gazelle. Poi prendiamo banchi, le sedie. Oh! Adesso dobbiamo liberare qua tutti questi personaggi. Fortuna che mi sono ripassati i nomi, sennò chi se li ricordava tutti questi amici di Peppa? E voilà! Pronti? Ci siamo, abbiamo tutto e adesso posso farvi vedere ogni personaggio nel dettaglio. Dicevamo, l'aula, la classe della nostra Peppona. Io la chiamo Peppona. Sistemiamo intanto l'aula perché c'è un po' troppo disordine. Banchi. Mettiamoli così, guarda. Facciamo finta che io sono l'insegnante e quindi dovete guardare tutti me. Tutti me. Così, banchi pronti con le seggioline. Qua abbiamo la nostra lavagna. E poi una miriade di personaggi. Adesso andiamo a vederli tutti insieme. Volevo metterli in piedi intanto. Dai, Susi, su. C'è anche un maschietto, qui in mezzo. Non si direbbe dal colore del vestitino, ma c'è anche un maschietto. Allora, cominciamo dalla maestra. Eccola, la nostra maestra, Madame Gazelle. Madame Gazelle, allora, ho letto che nella versione originale del cartone animato, quindi in quella in inglese, Madame Gazelle è una. Si sente anche un po' dal nome. È un'insegnante che viene dalla Francia e quindi parla inglese con uno spiccato accento francese. È anche insegnante di musica, suona la chitarra, quindi insegna tantissime cose a Peppa e ai suoi amici. Tutti questi personaggi sono semi snodabili, quindi si muovono le braccia, le
e si muovono anche le gambine. La nostra Madame Gazzella ha questo vestito viola scuro, le ciglia lunghe, queste corna. È fatta proprio bene come nel cartone animato. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti, adesso vi faccio vedere subito Peppa. Eccola qua, la nostra Peppa. Beh, lei è sempre riconoscibilissima con il suo vestitino rosso, che è il suo colore preferito. Vi ricordo che Peppa ha 5 anni, ama molto imparare, ascolta i genitori, è sempre allegra, divertente, ha tanti amici, la sua migliore amica è Susie. Inoltre Peppa ha un fratellino che si chiama Giorgio, che ha 2 anni, e a differenza di Giorgio, che è un po' un timidone, Peppa non è timida per niente, no, anzi è proprio una gran burlona, una gran simpaticone. Il suo hobby preferito è tuffarsi nelle pozzanghere. Sì, va da una pozzanghera all'altra e si sporca tutta di fango, proprio come i veri maialini. Abbiamo parlato dell'amica di Peppa, che è Susie, adesso vi faccio vedere Susie. Susie Pecora, eccola qua la nostra Susie, tutta bianca, con la codina un po' a ricciolo, a batuffolo anzi, col suo vestitino viola, che però è un viola diverso rispetto a quello della maestra, vedete? Quello della maestra è più scuro. E Susie appunto è la migliore amica di Peppa. Poi, ma qua manca Rebecca, dove è andata Rebecca, in vacanza? Allora, qua abbiamo invece Zoe Zebra, che appunto è una zebra. Anche lei ha il vestitino viola, ma ha un'altra tonalità, abbiamo tantissime tonalità di viola. Poi qui abbiamo il maschietto, vi ho fatto dare un bacino. Lui è Danny Cane, è il nipote di Nonno Cane, ve lo ricordate? L'abbiamo visto in un'altra puntata nel suo garage e con il suo carro attrezzi, ecco il suo nipotino. Ed è appunto un maschietto. Potevano farti il vestito di un altro colore, però Danny, lui è proprio un viola. Poi ci sono questi altri due personaggi che si chiamano, eccolo qua, Emily Elefante, e si vede, guardate che proboscide, le orecchie da elefante, il vestitino giallo, molto carina. È carina perché poi l'elefante, che non è proprio un grigio, è quasi un lilla, guardate anche la codina dell'elefante, è fatta proprio bene. E poi c'è Candy Gatto, eccola lei, anche lei è un'altra amica della nostra Peppa, lei è molto esuberante, ama stare al centro dell'attenzione, molto simpatica, divertente, un bel gatto arancione con il vestito verde, un bellissimo abbinamento, ci sta tutto, sì, bello. E adesso vediamo se stanno tutti seduti nei banchi. Allora, una cosa che ho già notato in altri playset di Peppa Pig, dove ci sono delle sedute, per esempio nella carrozza piuttosto che nella macchinina, ci sono sempre questi solchi che permettono ai nostri personaggi di star seduti perfettamente senza scivolare, perché ovviamente la plastica è molto liscia, quindi scivolerebbero facilmente. Invece in questo modo si vanno come ad incastrare. Vi faccio vedere anche i banchi, dove c'è tutto l'occorrente per prendere appunti, per seguire le lezioni, perché c'è il barattolo con le penne di vari colori, ci sono anche delle penne già sui banchi, ci sono i quaderni, i libri. Questo su tutti e tre i banchi. E poi la lavagna. Qui qualcuno ha giocato a Tris. Abbiamo la lavagna con le lettere dell'alfabeto in stampatello minuscolo, mentre questo qua ABC è stampatello maiuscolo. Poi abbiamo anche i numeri 1, 2, 3, 4, 5. Guardate come è fatto bene, sembra che sia stato proprio scritto con il gessetto. Vedete che sembrano quasi un po' sbaffate? E qui abbiamo i gessetti, uno bianco e uno verde. Fatta proprio bene questa lavagna. Adesso mettiamo tutti gli studenti ai posti, che suona la campanella, eh? Allora, io Peppa la metto in banco con Susie. Peppa e Susie, compagni di banco, decisamente. E vi avvicino anche al banco. Poi io metterei, facciamo come cane e gatto, io metto Danny con Candy. Speriamo che non litighino.
Allora, la nostra candy la mettiamo qua. Li metto tutti in prima fila. E poi Danny. E qua insieme invece metto Zoe ed Emily. Ecco qua, Zoe ed Emily. Oh, maestra, scusi. Ecco qua, tutta la classe al completo. La nostra Madame Gazelle è pronta per iniziare la lezione. Voi che dite, andate a fare invece la ricreazione? Sì, avete già studiato abbastanza per oggi, vero? Bene, allora io, Madame Gazelle e tutta la classe di amici di Peppa Pig, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!